Red Hat Forum, continuiamo in questa maratona digitale nel cuore della rivoluzione dell'open source. Siamo qui al centro di tutte le storie che stiamo cercando di raccontare insieme ai nostri protagonisti, alle persone di Red Hat, ai partner, ai clienti, alle aziende che hanno scelto l'open source per cambiare passo, per affrontare questa trasformazione digitale che la nuova normalità ha lanciato a velocità siderali per tutti quanti. Ora entriamo nel cuore di un caso veramente molto interessante con Infocamere, lo facciamo con un piccolo ecosistema che abbiamo racchiuso qui in questa sala, in questo studio veramente molto, molto innovativo. Avete davanti a voi, ricordo, una cosa di servizio, una dashboard per intervenire nel corso della diretta. Se volete fare domande, fatelo. I nostri super speaker, che adesso andremo a conoscere, sono a vostra disposizione. Interagite con noi, se avete domande, curiosità ed approfondimenti, fatelo senza alcun tipo di problema. Io sono Marco Lorusso, sono un giornalista. Qui con me c'è Luca Bigotta, che è Middleware Sales Leader di Red Hat. Ciao Luca. Buongiorno a tutti, ciao Marco. Benvenuto e soprattutto abbiamo collegati con noi i nostri supereroi. Abbiamo Enrico Notariale di Infocamere, che è responsabile dell'unità operativa Integration Solution and IT Governance. L'ho detta giusta? Buongiorno. Grande. E poi abbiamo Stefano Busato, che è Team Leader DevOps Architecture Servizi di Infocamere. Ciao. Buongiorno a tutti. Bene, benvenuti, bentrovati. Insomma, abbiamo fatto le presentazioni, sappiamo chi siamo, insomma, sappiamo dove abitiamo. Ecco, una cosa importante, oggi raccontiamo in questo momento, in questa mezz'oretta che passeremo insieme, la storia importante di Infocamere e di un percorso evolutivo in ottica di microservizi, no? Luca, raccontaci perché è importante questo caso e di che cosa parleremo e quanto è rilevante il percorso che state facendo insieme. Grazie Marco. Allora, quello che ci raccontano Stefano ed Enrico, che ringrazio per la partecipazione a questo evento, è la storia dell'approccio, dell'evoluzione che Infocamere ha preso verso il paradigma microservizi, verso il cloud native development. Un'evoluzione di questo tipo non è solo un'adozione di tecnologie, tool, framework, ma è anche un cambio organizzativo che Certo. impatta processi e persone. Impatta skill e richiede dei cambiamenti culturali con un'ottica di condivisione e collaborazione. Quello che ci ha colpito molto e il motivo per cui abbiamo chiesto a Stefano ed Enrico di venire a raccontare la loro esperienza qui da noi è stato il fatto che, forse anche per la particolarità della loro azienda, che al loro interno ha un gruppo importante, direi, di sviluppatori che sviluppano i servizi per i loro partner, i loro soci. Una piccola azienda nell'azienda, Una in qualche piccola modo. azienda, esatto, e forse per questo hanno dovuto, immagino io, valorizzare molto e dare molto enfasi all'aspetto culturale, della tradizione culturale. Giusto per raccontare un Ci aneddoto, sta. noi abbiamo collaborato con loro anche dopo l'inserimento della piattaforma Red Hat OpenShift, abbiamo collaborato e siamo stati invitati e vi ringrazio per l'opportunità che ci è stata data. Abbiamo collaborato nella realizzazione di alcuni workshop, hands-on. Uno dedicato a una platea di sviluppatori, un altro con un approccio più sistemistico, che aveva l'obiettivo appunto di diffondere la cultura. Questo per noi è stata una cosa interessante, uno degli aspetti capillari del use case che chiederemo di raccontare. L'altra cosa che mi ha colpito particolarmente è stato che nella definizione del processo di integrazione di DevOps, c'è stata un'idea iniziale molto interessante, che apre uno scenario completamente as a service. Queste sono le due macro idee che ci hanno portato a invitare Stefano e Enrico in questa sessione. Grazie, bene, bene, siamo tutti molto contenti che abbiate accettato l'invito di Luca e siamo molto felici perché, al di là di tutto, è un modo molto pratico, semplice, ma molto efficace di raccontare e di fornire dei contenuti sulle storie concrete, no? Delle aziende, detto da chi le sta vivendo in maniera diretta, no? Ecco, ma grazie Luca per aver disegnato nel perimetro in cui si inserisce questo caso. Direi di rompere il ghiaccio e di cominciare con Enrico, no? Chiederei innanzitutto come si fa di solito, chi sei, cosa fai, se ci racconti un pochettino che realtà è Infocamere e come si inserisce il digitale, no? La corsa verso il digitale all'interno della vostra realtà, che cosa vi aspettate, che cosa cercate nel digitale? Grazie, grazie dell'invito. Presento innanzitutto Infocamere. Infocamere è la società delle Camere di Commercio Italiane per l'innovazione digitale e a partire dal governo del registro delle imprese, che è l'anagrafe economica nazionale, realizziamo servizi tecnologicamente all'avanguardia a supporto dei nostri soci per rispondere alle esigenze di imprenditori, professionisti, cittadini, di fronte alla continua evoluzione dei sistemi economici e normativi. Progettiamo e sviluppiamo soluzioni
per semplificare il rapporto tra le imprese e la pubblica amministrazione e assicurare condizioni favorevoli alla continua evoluzione e trasformazione delle attività imprenditoriali, agendo a sostegno della competitività del sistema paese. Non tralascerei poi di evidenziare il nostro continuo impegno sul tema dello sviluppo sostenibile, inteso come responsabilità sociale, economica e ambientale. I nostri numeri. Come dimensione abbiamo un organico di poco superiore alle 1.000 unità, produciamo per lo più in casa le soluzioni che eroghiamo, ci sono circa 250 colleghi che operano nella factoring dei servizi, dislocati su quattro sedi geografiche: Padova, Bari, Milano e Roma. E poco più di un centinaio di colleghi sono impegnati nella conduzione infrastrutturale di due data center dislocati a Padova e a Milano. Certo. Noi facciamo parte di un'unità organizzativa che è collocata nella direzione tecnologie, che per presentarci direttamente funge un po' da sistema integratore interno, un po' un punto di snodo tra quello che, per usare i termini un po' in voga, è il DevOps. Nella DNA della nostra direzione c'è molta attenzione all'evoluzione tecnologica a supporto dei clienti, intesi sia come clienti interni che come clienti esterni. Per questo svolgiamo attività di scouting delle tecnologie che giudichiamo più promettenti e che ci permettono di migliorare sempre di più la qualità e la sicurezza dei servizi erogati. Per dare una dimensione finale dell'azienda, dal nostro ultimo bilancio, Infocamera ha un valore della produzione intorno ai 109 milioni di euro, di cui circa 3,8 milioni rappresentano gli investimenti in innovazione. Grazie, grazie Enrico. Come vedete, grazie per questo racconto molto breve, lo sforzo di sintesi, perché come abbiamo capito, come avrete capito, la realtà è molto complessa, no? Quindi abbiamo parlato, come ha raccontato anche Luca nella sua introduzione, come ci ha fatto capire bene Enrico, parliamo praticamente di un'azienda nell'azienda, no? Il team nel quale sono inseriti Enrico e Stefano. Ecco, quello che ti vorrei chiedere, Enrico, la vostra è una storia di scelte molto precise e anche coraggiose, no? In questo caso si parla di una scelta in direzione dei microservizi. Perché avete scelto questa strada? E che tipo, come è avvenuto l'incontro, no? Che tipo di aspettative avete e che tipo di scelta di obiettivo vi siete dati? Beh, abbiamo intrapreso questo percorso in modo graduale, circa 4 anni fa, attraverso dei laboratori interni e un po' di speculazione tecnologica. Avevano questi un obiettivo di rispondere a dei quesiti per noi basilari, ad esempio quali vantaggi ci avrebbe portato questa tecnologia, quali erano le differenze con gli ambienti di delivery già noti e già in esercizio. Qual è lo stato dell'arte della soluzione, delle soluzioni, l'affidabilità? Quali erano i cambiamenti che introducevano non solo nelle tecnologie ma anche nell'organizzazione? Quanto poi il gap, quanto eravamo lontani dall'adozione della tecnologia? Quindi è un approccio molto progressivo. Abbiamo prediletto chiaramente gli ambiti del mondo open source, dove OpenShift si colloca. Il mondo open source per noi rappresenta un motore di innovazione, è un punto di riferimento per diverse tecnologie emergenti, imprescindibile direi. Poi ovviamente nel prosieguo abbiamo attivato i normali canali di approvvigionamento nel rispetto dei principi e regole del codice degli appalti. Grazie, grazie mille Enrico. Ecco, verrei da te Stefano, grazie anche da parte mia, anche per te per aver accettato questo invito. Insomma, Stefano, Enrico ci ha raccontato un pochettino il perimetro, qual è stata la scelta, la traiettoria e quali sono i quesiti che sono stati messi sul tavolo della vostra realtà, no? Da questo tipo di scelta, da questo tipo di piattaforma. Ci puoi raccontare come avete risposto a queste sollecitazioni, a queste provocazioni, a queste sfide, e quanto tempo ci avete messo e perché ci avete messo questo tipo di lasso tempo? E soprattutto adesso quali sono gli sviluppi che vi attendono? Allora, innanzitutto, buongiorno a tutti. Allora, diciamo che le risposte, che volevamo sono arrivate, diciamo, man mano che la tecnologia si è evoluta.
Negli ultimi 2 anni soprattutto diciamo che c'è stata una sorta di escalation che ha portato le tecnologie disponibili ad essere sempre di più competitive ed affidabili, arrivando al pari degli ambienti che avevamo già in uso. Il punto però qual è stato? È stato che noi non volevamo un ambiente sperimentale, ma bensì certo. appunto un ambiente che fosse anche affidabile. Okay? Quindi nel momento in cui noi siamo andati a passare da quello che è un prototipo al prodotto, ecco che lì la soluzione OpenShift si è dimostrata sicuramente la più evoluta, ma anche appunto la più supportata del momento. Poi tra le cose che mi chiedi è cosa abbiamo realizzato, e qui esatto, appunto arrivare al bello. Se c'era qualcosa di concreto, no? Visto che siamo dati un obiettivo molto pragmatico, no? In queste sessioni, di essere veramente sul pezzo, hands on, come si dice, no? Quindi raccontaci un po' di cose che avete costruito. Esatto, allora partiamo dal presupposto che in qualche modo la condizione che noi avevamo dato in qualche modo come necessaria e sufficiente, okay, per, diciamo, per iniziare questo viaggio è stata quella di abbracciare, se vogliamo, il più possibile quello che è il modello che sta alla base di queste nuove tecnologie, cioè la metodologia DevOps applicata al mondo dei microservizi. Pur non volendo essere particolarmente rigidi in questo approccio, abbiamo comunque voluto in qualche modo guidare questo processo attraverso un programma interno, okay, che ha coinvolto trasversalmente tutte le figure del mondo IT che avevamo in azienda. Quello che abbiamo fatto quindi è stato quello di realizzare dei flussi DevOps, chiamiamoli così, che a partire dal codice sorgente riuscissero in qualche modo, in maniera totalmente automatizzata, a creare e rilasciare i microservizi per mezzo della piattaforma. Questo cosa ha portato a fare? Ha portato a definire degli standard interni e dei flussi di automazione dei processi, che ci ha consentito di ottenere fin da subito dei benefici, specialmente in termini di velocità, di rispetto dei requisiti, diciamo di qualità anche, ma anche appunto certo. di manutenibilità della piattaforma e ovviamente anche di sicurezza, che è sempre un tema molto caldo. Diciamo che una delle cose che ci tengo a dire è che in questo percorso, pur avvalendoci di un supporto specialistico esterno, appunto, soprattutto da parte ovviamente di Red Hat, abbiamo cercato di fare leva soprattutto su quelle che erano le nostre capacità realizzative interne. Diciamo che siamo cresciuti anche noi, no, assieme alla tecnologia e alla metodologia, andando quindi a costruirci internamente un forte know-how, se vogliamo. Grazie Stefano. Grazie Stefano, una cosa che ti volevo chiedere, un po' l'hai anticipato, no? Se poi, visto che abbiamo preso questa dritta concreta, no? e con le mani in pasta nei progetti che avete sviluppato, se ci puoi raccontare un po', l'hai già anticipato, qualche vantaggio e qualche svantaggio legato a questa scelta? Sì, allora, diciamo che i vantaggi e gli svantaggi che in qualche modo abbiamo rilevato sono un po' quelli che ci aspettavamo, se vogliamo, dal mondo dei microservizi. Dal punto di vista dei vantaggi sicuramente c'è il tema dell'indipendenza, della portabilità, della scalabilità, ma anche appunto dell'ottimizzazione delle risorse. Di contro, in qualche modo, ci siamo dovuti trovare a dover governare una complessità sempre maggiore che ci ha portato ad affrontare alcune problematiche relativamente, per esempio, al tracciare questi flussi DevOps, al monitoraggio, al logging, nonostante ovviamente alcuni strumenti ci siano venuti in aiuto per questo. Diciamo, altri vantaggi sono stati sicuramente rilevabili nel ciclo di sviluppo del software, quindi velocità, agilità, riuso soprattutto, ma anche il fatto di poter sviluppare utilizzando dei linguaggi di programmazione differenti, quindi secondo quello che è un modello poliglotta. Un'altra scelta che abbiamo fatto, che anche questa a mio avviso è importante, è quello di aver avviato un nuovo mondo senza però la necessità di dover in qualche modo avviare delle migrazioni delle applicazioni esistenti. E questo perché? Perché secondo la nostra visione futura ci sarà comunque un periodo abbastanza lungo in cui ci sarà una convivenza della tecnologia già in uso, in qualche certo. modo consolidata e ottimizzata, con delle nuove esigenze che invece saranno realizzate attraverso questo nuovo modello. Grazie mille Stefano, grazie per anche la passione con cui ci hai raccontato questi progetti, ci fa piacere, insomma, è bello avere un po', insomma, vedere persone che sono belle travolte dalla passione per la tecnologia e che vivono da dentro, no? questo tipo di progetti. Ecco, come fanno gli americani di solito, se arriva alle fine delle presentazioni ci sono sempre le lezioni apprese, no? Le lezioni imparate, c'è sempre quella slide un pochettino. Andrei da Enrico proprio per capire, rispetto a questa storia, no? A quello, diciamo, una storia no, non passata, ma diciamo
diciamo, passata, presente, che vi porterà anche a sviluppi futuri. Quali sono le lezioni che hai appreso, no? Le cose che ti porti dietro, che, con cui ti sei confrontato e che hai aggiunto, attraverso il quale hai arricchito il tuo bagaglio di esperienze, e soprattutto dove vuoi andare in ottica evolutiva con questa piattaforma? Certo, la maggior difficoltà che abbiamo incontrato in questo percorso è stata quella classica, la gestione del cambiamento. Come noto, tutto passa attraverso creazione di nuove competenze che sono trasversali all'organizzazione e alla cultura, attraverso appunto processi e tecnologia. Si è aggiunta poi la necessità di inseguire un mondo in evoluzione continua, molto veloce, che talvolta è in contraddizione con la necessità di definire degli standard. Non ultimo, ad esempio, lo diceva Stefano, la scelta dei linguaggi e dei framework che meglio si prestano allo sviluppo di microservizi e che più facilmente possono essere appresi e utilizzati dalla popolazione interna. E in chiave evolutiva futura stiamo parlando di una tecnologia che è abilitante al cloud. Un cloud inteso come uno strumento per esercitare una leadership nell'ambito della trasformazione digitale, soprattutto verso le pubbliche amministrazioni ed in particolar modo verso un modello hybrid cloud che potrebbe costituire una base per la creazione di ecosistemi intelligenti di cooperazione. Questa trasformazione, soprattutto quella dei dati in valore, passa attraverso una fornitura di servizi a cittadini e imprese che devono essere facilmente condivisi e utilizzabili in reti di servizi a valore aggiunto. Una logica come la stiamo introducendo as a service sicuramente si espanderà sempre di più in ambiti che fino a poco tempo fa erano un po' un tabù tecnologico. Pensiamo ad esempio all'infrastructure as a code. Un'adozione di un modello di sviluppo sempre più rapido, vicino alle esigenze del mercato e del cliente, e la maggior qualità di questo porterà probabilmente a un intensificarsi di rilasci di servizi a valore aggiunto verso una clientela sempre più diversificata. Noi oggi siamo tutti concentrati sulle smart, ma lo saremo sempre di più verso le smart city, i dispositivi IoT, automotive. Ecco, chiuderei dicendoti che per questo è necessario disporre di infrastrutture e metodi idonei ad affrontare queste nuove sfide. Per noi di Infocamera l'innovazione è una conoscenza abilitante, condivisa e diffusa. Ogni giorno siamo impegnati con passione a tradurre questa realtà in una nostra visione di futuro e di certo non mancheremo anche a questo appuntamento. Grazie Enrico, grazie per i messaggi che ci hai dato, molto, molto utili. Mi sono fissato alcune cose che hai detto, no? Il cloud per esercitare una leadership, per andare più vicino ai clienti, per andare più vicino ai cittadini, per erogare in maniera più efficace servizi, dati. Ecco, c'è una corsa, no? In quello che raccontate, tu e Stefano, una corsa molto forte, molto viva verso il digitale. Allo stesso tempo, vengo da te Luca, c'è un tema di gestione molto attenta del patrimonio informativo, no? Io lo dico perché a volte sembra un po' una frase fatta, però in un momento in cui andiamo tutti da remoto, si corre verso il lavoro da remoto, la digitalizzazione selvaggia è inevitabile, il tema di gestire le informazioni è ancora più importante. E colgo alcuni messaggi che ha dato anche e soprattutto Enrico adesso, c'è un tema che spinge anche la potenza di calcolo in periferia, no? Perché vuol dire bisognerà sempre più avere la capacità di prendere decisioni dove serve, non solo in maniera centrale, no? Quindi anche qui volevo chiederti, anche in ottica evolutiva, qualche riflessione sul tema dell'edge e il tema dell'intelligenza artificiale, no? Sì, grazie Marco. Permettimi, prima di rispondere alla tua domanda, di ringraziare Stefano ed Enrico per l'intervento. Grandi. Enrico ha citato passione, si è vista direi. È vero, è vero. Di tutte e due. Assolutamente sì. Grazie mille. Anch'io mi sono segnato, come hai evidenziato tu, alcune cose. In particolare nel loro racconto ho segnato la voce dell'infrastruttura as a service. È vero, sì. Non solo pensata per le applicazioni, ma anche per la creazione di infrastruttura. Avete parlato di infrastruttura as a code, poi avete parlato di cloud ibrido e di capacità di utilizzare questi ambienti per un'ipotesi di collaborazione a creare elementi intelligenti.
E poi giustamente anche tu hai evidenziato questa cosa, lo scenario edge, quindi certo, lo scenario che porta all'intelligenza distribuita anche al di fuori del data center. Allora, io dico che per questa strategia noi ci siamo, spero che la vogliate fare con noi, continuare a farla con noi. Vedi. No, scherzi a parte, evidentemente questi sono i temi che noi vediamo caldi in questo momento. La strategia di Red Hat è, fa perno, sono elementi cardine della strategia di Red Hat. I nostri colleghi americani sintetizzano, perché loro hanno una capacità di sintesi estrema, sì, questa cosa con una frase, any workload, any footprint, any location. Devo dire che sono molto aiutati anche dalla lingua, esatto, no? Perché l'italiano è più raccontato, no? È più raccontato, l'inglese c'è proprio la sintesi. Per cui questi sono temi che noi vediamo fondanti, la capacità, come giustamente avete fatto notare, ci sono enormi quantità di dati, enormi eventi che vengono generati al secondo e i sistemi sono incapaci di elaborare quantità di informazioni che prima non si poteva fare. Per cui ci sono enormi potenzialità di utilizzare queste informazioni, questi eventi per business application, per creare certo, il proprio business. Quindi la capacità di interpretare le informazioni in tempo reale è sicuramente un valore. Noi crediamo come Red Hat che in questa traiettoria che parta dalla capacità di analizzare enorme quantità di dati, come dicevi te, e di applicare sì, intelligenza, il valore sia nell'applicazione sia nel data center che nel cloud, abbiamo parlato di hybrid cloud, quindi valorizzazione del cloud ma anche dell'on-premise, e della periferia, dell'edge, certo, tutto questo con un'unica traiettoria basata sul fatto di sviluppare un'applicazione una volta, distribuirla dove serve che venga eseguita, con dei processi di DevOps, con delle catene di distribuzione automatizzate e controllate, centralizzate come controllo e governo, e soprattutto utilizzando anche all'edge, perché la vera battaglia in questo momento sul mercato è l'edge, certo, noi siamo certi che anche all'edge il valore venga dall'adozione degli standard e quindi dall'adozione dell'open source. La strategia di Red Hat è questa, in modo molto chiaro. Tant'è vero che di recente sono state rilasciate alcune versioni del nostro elemento principale da questo punto di vista, che è la piattaforma OpenShift, che anche i signori di Infocamere conoscono e stanno utilizzando, che possa essere gestita anche in contesti di edge. Questi sono, è solo per dare un esempio di quella che è la traiettoria, anche altri annunci che arriveranno da qui in avanti vanno a sottolineare questa direzione, per cui il mercato dell'edge e il mercato del multicloud sono per noi il punto sì, centrale dell'innovazione. E mi viene da dire che non è neanche una traiettoria futura, è proprio contemporanea, no? Cioè quello che sta accadendo adesso e che chiedono le aziende. È quello su cui ci si può divertire in questo esatto, momento. Esatto, è proprio così. Allora, siamo stati con Luca Bigotta di Red Hat, grazie Luca. Grazie a te Marco. E abbiamo ascoltato la storia di Enrico Notariale e Stefano Busato di Infocamere. Grazie ragazzi, veramente è stato un piacere. Grazie a voi. Mille. Grazie mille a voi. Una nota di servizio per tutti coloro che ci stanno seguendo, le storie insomma del Red Hat Forum sono a vostra disposizione, se volete approfondimenti avete la dashboard, intervenite, se volete sapere qualcosa di più sulla storia di Stefano, Enrico e di Luca, insomma potete farlo, interagite con noi, restate collegati, continuiamo con le storie di eccellenza grazie all'open source qui a Red Hat Forum, seguite l'hashtag Red Hat Forum, molto semplice, e interagite con noi in qualsiasi modo attraverso LinkedIn, Twitter, Facebook, siamo a vostra disposizione. Avanti tutta, a dopo con Red Hat Forum.